viaggio in un mondo fantastico. Dal 27 al 29 maggio i giardini pubblici di Sassari ospiteranno la terza edizione di Bardunfula, il festival delle culture e letterature di bambine e bambini, ideato dall'associazione Colombre. Promozione alla lettura, alle narrazioni che si intrecciano con lo spettacolo, i laboratori, i giochi e la musica. Mete meravigliose, città invisibili e villaggi non solo per i piccoli ma anche per gli adulti. Una serie di eventi e iniziative a partire da venerdì 27 maggio alle 16.30 fino a domenica 29 maggio nei giardini pubblici di Sassari in via Tavolara nella parte bassa. Il festival Bardunfula, inserito nel cartellone di Salute Trigu, è stato patrocinato da diversi enti. Il presidente dell'associazione Il Colombre, Daniele Salis, ha ricordato come il festival per i bambini sia nato per la richiesta di diversi genitori. Lo scorso anno si riprese con l'attività dopo 2 anni di pandemia, ha dichiarato Salis, e fu un momento di vera libertà. A raccontarci la filosofia di Bardunfula l'illustratrice Sara Pilloni. Sarà una terza edizione, finalmente siamo arrivati alla terza, sarà ricca di eventi, il festival sta crescendo, abbiamo tanti partner del territorio ma anche insomma italiani, che vanno oltre, anche ospiti anche internazionali. E speriamo di vedervi tutti, sarà un festival dedicato interamente ai bambini, per le bambine, ma soprattutto dei bambini e delle bambine, questo noi ci teniamo molto, ecco, a dirlo. I bambini sono proprio protagonisti del festival e parte attiva del festival.